poi romperanno qualcos'altro. Come fai a fare la breakdance in aria, Mattia? Che cazzo fai? I numeri, attenzione. Baryshnikov. C'è Vane aggrappata tipo a cose invisibili. Radicoli che fa Baryshnikov. Gira di step. Cosa? Ci siamo mossi, quindi per forza devi poter ritornare lì. Ok. No, ce l'ho fatta. Radicoli sta ballando del buono. Ma perché? Ma questo cosa sta facendo? Scusa. Rame. Sì, danza del serpente. Schifo di un cazzo. Guarda, arrampicato. Ah. Dove? Lì c'è un cieco. Ah! Sì, che la faccio, sì che la faccio qua. Questa è una danza del serpente. Ma perché mi racca così tanto? Siamo una danza del serpente, siamo una danza del serpente. Quanto fa di danno? Ah, almeno qualcosa. gli ho fatto anche un bellissimo pavimento in paglia qui. Bellissimo, mi piace. Piace la sua capanna di merda? È bella, almeno qualcosa. Bene. Basta, adesso non rivederla. Eh no, perché c'erano i ponti, le robe nuove. No, prendo danno, mi seguono tutti. Scappa! Erchetti! Via! Dove sei? Dove sei? Cos'è? No, non saltate col cavallo fuori, perché se prende un HP di danno vi incorrono incontro tutti. Ok. Tagliare un pezzo. Perché? Ci divertiamo perché you fight funny moment, mi raccomando. Che male le orecchie. Teniamo la destra che siamo in mezzo al cazzo. Come sigla ieri questa. Andate un po' verso destra. Stanno venendo. Questa musica mi leva che mi fa male le orecchie. Sì, è un po' violenta così, A me la basta, ma non tanto, però. Che forte. Due mani, ho. Le mie tocche. Perché non questa canzone? O a tema o completamente non a tema, se non è a tema mai. No, ti prego. Bella Madonna, che carica! Mi ha caricato! La Madonna! La stamina! Sono incassato nel suo culo, aiuto! Okay. Cosa faccio? Impennato! Guarda lo scherzo! Voi non avete capito, io ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Stamina! Ce l'ho fatta. Hai fatto? Sì. Avrò spezzato tipo le ginocchia al cavallo, però. Di qua? Dove devo metterlo? Il cavallo!
volevo ricredermi, giuro, ci ho trovato. Ma mamma che mi ha tanti i denti che mi hanno dato. Sono due. Dove li avete messi voi? Un'altra e due. Dall'altra parte dell'obelisco, dentro le rocce. Sono rovinano per bene. Sì, c'è il vostro. Oh, la Madonna. Oh, buongiorno. Oh, tre teschi. Oh, come tre teschi? È il nostro, sì. È il vostro, Tre teschi. È il vostro lì, eh. Allora, state indietro. Mi sa che per questi posti qua andrebbero bene le frecce esplosive. Sì. Ammazziamo questo. Via. Morto? Uno. Io credo che non lo qua non si dà consigliere. Cazzo. Qua dentro non si dà consigliere. Spacco la famiglia. Botte. Occhio. Oddio. Oh, via questo. Questo qua fa male. Questo qua quasi. Metà vita. Dai, ancora un paio di colpi. E va giù. Ha buttato a casa, porca puttana. Aspetta. Indietro. Lasciamo al riparo. Ok, morto. Adesso usciamo e andiamo dritto. Madonna, sto messo malissimo io. Come le armi d'ossidiana posso forgiare sempre il serpente. C'è ancora gente qua. Minchia, corri, sto per morire. C'è il riparo qua, fermi. Mamma mia, sto mangiando, c'è il riparo qua, fermi. Sono morto. Usa il teletrasporto. Ho mangiato 20 quintali di carne. Sei morto di infarto. Hai mangiato troppa carne rossa, sei morto di infarto. Nessuno. Andiamo, facciamo no, 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 no! Andiamo verso. Aspettatemi, carino. Si è caduto anche tu, Mickey. Non ho idea dove sia cascato. Dietro. Chi è che corre? Io. Fermi. Io lo distraggo. Allora, qua c'è una stele. Ah, sai, è la strada. Facci tua. È chiaramente una stele questa. Sì. Dove la vedi? Manca. Oddio, sono incastrato! Chrome non risponde alle preghiere e il suo culto non fornisce per niente. Posso provare un attimino a dare io indicazioni? Dio can! Ecco. Che è successo? Di qua, rega, oh. Di qua, fermo. Questi ragazzi, buongiorno. Spavento incredibile. Hai imparato qualcosa con la nota? No, è solo storia. Aia. No, non è. Tua madre quella scheletra maiala. Là. No, che porta un paio di ceste. Ok, qua ci sono solo. Oh, mannaggia il porco, il tuo padre. Tacci, ma dove sei? Io sono sopra. Aia! Dio belva! La linea teorica dovremmo tornare praticamente all'inizio. Ah, che combo, che ha fatto questo? Qua si passa. Ah, qua si sale forse. Questa era la strada. Calma, fermi, aspetta. Se Davide è piazzato, aspettiamolo. Cerchiamo la chiave, adesso che sappiamo dove è la porta. Oh, Dio buono! L'ho trovato! Chi? Ho trovato la chiave, via. Pieno imballato di scheletri qua. Sento zinzam e basta. Io sento zinzam, ah! C'ho la chiave. No, erco Dio! Allora, prima di morire imparo le cose qua, va a far culo. Ah, l'armatura figa questa. Hai fatto? No. Ah.
No, 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 mi chiudo. Quanto male mi ha fatto. Boh, raga, io... Aspettate. Fermi quella porta. Informazione. Allora, lacrime delle due razze. Descrizione. Dagli occhi ciechi sgorgano le lacrime e lo sguardo di Conan si spostò sulle membra. La Madonna! Si spostò sulle membra appoggiate al letto di marmo. Era evidente che il mostro non avrebbe potuto alzarsi e attaccarlo. Il cimmero riconobbe il marchio della frusta e quello del fuoco, e benché fosse un duro, rimase agghiacciato alla vista dei moncherini straziati che una volta erano stati arti come i suoi. Improvvisamente la sua paura e il disgusto lo abbandonarono, sostituiti da una grande pietà, la torre dell'elefante. Quest'unica lacrima versata da Tiros, il portatore di morte, è un oggetto dal potere immenso. Tiros era il figlio mezzosangue del re sacerdote e di una schiava sconosciuta, figlia bottana. Non si sa se la sua nascita sia stata naturale o aiutata dalla stregoneria. Ma è certo che Tiros ebbe dei figli con sua moglie Telit. Egli venne allevato come gredatore, combattendo nell'arena per il piacere dei re dei giganti. Ma allo scoppiare della guerra contro i Nemuriani fu messo a capo dell'esercito. Poco a sud incontrò Telit, una figlia di Lemuria, e tutto cambiò. Questo è uno dei manufatti necessari per creare le chiavi di pietra che rimuove il braccialetto degli schiavi. Grazie. Che deve essere messa nella... No, se non era il capo del party ed è privato. Ma perché? Madonna puttana! Cos'è? Perché mi ha tolto... Allora, ecco perché non recupero vita, Cristo di Dio! Cos'è? Perché il gioco ha deciso di togliermi i punti di vitalità e non c'ho 3 vitalità. Tua madre troia. E adesso devi fare il quanto vitalità. Quanto hai? 2,99! Io prima avevo 4 forza, ok, 1 agilità, 3 vitalità e 3 carico. Adesso c'ho 25 a forza, un po' in agilità, 2,99 vitalità, 1 a grinta e 3 a carico. Perché cambia a cazzo suo, Dio stronzo? Yuri, Vanessa, un consiglio culinario. Io e mia zia ci siamo... Clerando perché dobbiamo, voglio fare la carbonara. Io dico guanciale, bucatini grandi, lei dice pancetta e linguine. Allora, dai, fuoco a tua zia! Esatto! Io sono romano e non può dirmi la pancetta! No, pancetta nella carbonara. Pancetta nella carbonara è una bestemmia. È rigorosamente pecorino, non grande. Esatto! Che bestemmia, sono più bestemmie quelle che... Ai piedi. Arrivo. Capitana. Però come ho detto l'ultima volta che abbiamo fatto un server su Conan, la mappa è grande, non venite a costruire davanti a casa mia. Vero Daddy? Vero Daddy Online, due cane? Ora, se volete entrare nel server, il server è PvE. Se no non capiscono un attimo. Il server è PvE. Si chiama Reni Conan. E la password è Dio. Con la Dio di Dio cane. Con la D maiuscola. Lei è basta. No, madonna puttana. Sì, ma io... Renero, lei non va proprio bene per questo lavoro, però. Lei è bello perché è nero, ma non va bene per questo lavoro. Perché è che si è inculato tutte le tinte? Io ce l'ho addosso. Tutte? Un attimo, vorrei finire la clè. Dio porco. Perché te dovete prendete le 4 di un tipo, cioè tutte le tinte. Tutta la cassa si è preso, Rami. Un secondo.